Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred Film Radio, this is Nicola Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice. Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterzy. Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska. Fred, the festival experience in 23 languages. Buongiorno e siamo pronti più che mai per il nostro ultimo appuntamento prima delle vacanze. Ci siete, che cara? Gioia! Che gioia, sì. Eh? Ma no, io dico che tristezza, è l'ultimo. Sì, ma no, in realtà sarò contento per le prime 24 ore, ma poi mi mancherete sicuramente. Vorrei iniziare l'appuntamento di oggi con questa notizia, se l'avrete letta, i 20 milioni di euro di liquidazione alla Pascale da parte di Berlusconi, l'avete letta questa cosa? No. È notizia ufficiale, è stata liquidata con 20 milioni di euro. Allora io ma dico, del resto, scusa, è stata la sua fidanzata per un po' di anni, infatti, è quasi un matrimonio. Si sarà presa quegli 8 milioni l'anno, tipo tu dici. Non so quanto saranno stati insieme, ma insomma. Comunque voglio dire, insomma, qualcuno potrebbe dire tutti. Valeva la pena. Beh, certo che valeva la pena. No. Io ho sempre detto che all'epoca mia madre raccontava sempre questa cosa, che quando si era sposata Jacqueline Kennedy con Onassis, no? Uh-huh. Tutti e lei invece diceva: magari mi fosse capitato. Crescendo mi ha sempre raccontato questa cosa: mi raccomando, se ti capita pensaci bene, non fare la schizzinosa. Io la penso come lei, insomma. Ma come Aristotele Onassis non si respinge mai. Infatti, comunque, anche mio marito ha questi obiettivi per la creatura. Comunque voglio dire, un trattamento di fine rapporto, chiamiamolo così, di 20 milioni di euro. Trattamento di fine rapporto. Sì, TFR questo. TFR, infatti. Guarda, insomma, per 20 milioni, detto qui, vabbè, dopo lasciamo perdere questo argomento, però uno si sacrifica per qualche anno, poi però si sistema. Ma sacrifica, dai! Sì, l'amore è amore, ma quale sacrificio? Love is love. Amore. Vabbè, allora, oggi siamo il 24 luglio e ci sono un sacco di compleanni tra i personaggi del mondo del cinema. Ce n'è una che è del cinema, ma è anche soprattutto della musica, ne abbiamo anche parlato ieri l'altro a proposito dei film nei quali il matrimonio è così una parte vera, importante, sì. Ovvero tanti auguri di buon compleanno a Jennifer Lopez. Alla meravigliosa J-Lo, che nell'ultimo film Le ragazze di Wall Street, che avevamo visto alla festa di Roma dello scorso ottobre, aveva fatto la sua figura, perché 50 anni ad averceli così. Veramente. Soprattutto li ha fatti alle sfilate invernali, certo. Quando è riuscita a quando ha rimesso il famoso vestito Il jungle, più nuda della prima versione del vestito. Guarda, io la adoro anch'io. È la donna che è riuscita a fare una forza del proprio difetto, perché ha le gambe. Concordo. 5 centimetri piuttosto grassoccette, diciamoci la verità, e non so, però tutti perdono la testa. Ma quello è il suo punto di forza. Allora, io le donne così le amo, perché bisogna essere molto intelligenti per riuscire a volgere al proprio, come dire, vantaggio anche i difetti. Sono d'accordo. Brava Jennifer Lopez, tanti auguri di buon compleanno, e in onore a lei, per festeggiarla, direi di ascoltarci una canzone di Jennifer Lopez. Cosa dite? Strano. Sì. Io sono pronta, canto. Va bene, Jennifer, eccola qui. Allora, siamo al nostro ultimo appuntamento prima delle vacanze. Siamo un po' contenti, un po' tristi. No, volevo dire una cosa, scusate, che in questi tre minuti... Annunciazione. Sì. No, ecco. Che in questi tre minuti io ho preso al volo dall'armadio un vestitino jungle e ho camminato di qua e di là. No, questo per dirvi. Temevo tutti fossi avvinghiata a un palo.
come nell'ultimo film, le ragazze le ragazze di Wall Street che avevamo visto l'anno scorso. Che bella immagine, grazie Angela, cioè, te lo giuro. Vabbè, sto per scendere di casa, tienilo che arrivo. Allora, vogliamo ricordare velocemente i compleanni degli altri personaggi che festeggiano oggi. Ce n'è uno, un regista americano molto importante che tutti conosciamo, sicuramente gli ascoltatori di Fred sono così, they are very familiar with him, perché è un regista che insomma chi ama il cinema apprezza molto. Buon compleanno a Gus Van Sant, che ha fatto dei film memorabili, molti. Io mi ricordo che mi conquistò con Belli e Dannati nel sì, chi non ha cominciato così, se non avevi incominciato con Drugstore Cowboy, Belli e Dannati, spam, era lì proprio spam. Io me lo ricordo con particolare, come dire, palpitazione di cuore, perché l'ho visto insieme a un fidanzatino dell'epoca, insomma. E chi era? Chi era? Ora adesso non chiedere troppo, diciamo comunque che era un fidanzato che mi piaceva assai e quindi ve lo ricordo. Ah, un tuo fidanzatino della... pensavo un fidanzato, un suo di lui, capito? Dice, per cui... Allora, mio di me magari, perché insomma, Belli e Dannati, voglio dire, infatti, c'è uno dei miei miti, Keanu Reeves, figura di se non sarei stata felice di poter. E poi c'era seguire. River Phoenix, ragazzi, non dimentichiamolo. Vabbè, poi sì, tantissimi altri film, Good Will Hunting per esempio, oppure Finding Forrester, oppure Milk, meraviglioso, sì. Insomma tanti tanti auguri al signor Gus Van Sant, che quanti anni avrà? Aspetta che guardo quando è nato nel 52, quindi 68, abbastanza. Beh, li porta bene, dai. Tanti auguri anche alla meravigliosa Elizabeth Moss, che molti di voi ricorderanno in Mad Men. Anzi, l'abbiamo scoperta in Mad Men. Io non la ricordo in cose precedenti. Mi ricordo una serie bellissima australiana di Jane Campion che abbiamo visto forse un paio di anni fa, che si chiamava Top of the Lake. Non so se l'avete vista, ve la ricordate? Faceva la polizia. Sì, era stata presentata a Cannes, era tra le prime serie presentate a Cannes. Sì, una poliziotta con qualche turba e un passato da rimettere a posto. Che poi turba che scopriamo nella seconda serie, in effetti, di Top of the Lake. E poi sicuramente era meravigliosa la sua parte, anche se minima, della giornalista nel film che ha vinto Cannes qualche anno fa, quello di... come si chiamava? The Square. Infatti sì, c'è quella scena del preservativo incredibile, è meravigliosa, infatti, certo, infatti. E ovviamente a chi appartiene il preservativo, dopo il sesso, punto infatti, di domanda, e ovviamente anche lei, perché ormai è diventata una barzelletta, è nel cast di The French Dispatch of Liberty, Kansas Evening Sun di Wes Anderson. Cioè ci sono quasi tutti lì. Sì, ci sono tutti, quindi sì, facciamo ci sono prima tutti, dire ma non chi ci non sono, c'è. Perché ormai sono virtuali, infatti, nel senso che chissà se questo mai film, chissà, vedremo. Allora, il film sembra che sarà presentato al Festival di Lione, succursale di Cannes, quest'anno, però poi qualche giro lo dovrà fare, insomma si parla di San Sebastian, anche di Roma, che fortemente lo vorrebbe, dopo la visione ovviamente. Non si sa se Roma lo vorrebbe, perché non l'ha ancora visto il direttore. Dopo la visione. No, era la battuta. Cioè arrivo di ritardo oggi. Vabbè, prima o poi lo vedremo. Passiamo avanti. Prima abbiamo ricordato Gus Van Sant, che è del 52, invece l'anno prima, dello stesso giorno, del 24 luglio, era nata un'attrice che molti di voi ricorderanno, perché era la protagonista di una serie degli anni 70 che ha fatto un po' così la storia delle serie TV, che si chiamava Wonder Woman, ovvero Linda Carter. Non credo che abbia fatto molte altre cose, io devo dire sinceramente me la ricordo solo per quello, però te la ricordi nel suo abituccio? Infatti, nel
nel suo abito da superwoman, che è molto di moda come costume per, nei vari carnevali, ne ho viste diverse di Wonder Woman in qualche carnevale di Notting Hill a Londra. Comunque la signora ha 69 anni, quindi è stata ospite di un talk show, quello di Graham Norton alla TV inglese qualche tempo fa, era comunque ancora in forma, è anche molto simpatica. Infatti. Comunque io che sono in vena di costumi dico che ti vedrei benissimo. Fai un cambio, facciamo una pausa, vai a cambiarti. No, basta. Beh, guarda che è stata, come dire, apripista, perché se vi ricordate il suo abito, no? Questa sorta di GPR con le tette molto a punta, Madonna l'ha ripresa, dopo, certo. L'ha sfoggiato, ecco, ridisegnato da Chapeau Gaultier, però quello era, insomma, ma soprattutto secondo me tu staresti molto bene con quella fascetta d'oro che aveva in testa con la croce sulla fronte, perché poi avete un po' lo stesso taglio di capelli tu e Wonder Woman. Ecco, sì, certo, ma certo. Senti, quindi posso venire a Venezia così? Io la ti prego, facciamo i daily così, tu ti vesti da Wonder Woman, certo, e io da Superman. Se non altro siamo tranquilli che ci ascoltano. Dopodiché si chiamiamo la Neuro. Scusami, ma secondo me potremmo diventare virali se facciamo i social così. Scusa, tu Chiara, scegliete un costume per favore. Tu dai. Vieni da Catwoman, non so come ti potresti. No, adesso ci pensiamo. Tutta lattice, esatto. Ma pure Black Widow, la vedova nera di Scarlett Johansson, siamo uguali. Scusate, io e Scarlett non l'avete mai detto, ma uguali, infatti. Uguali. Allora, vorrei dire. Continuiamo con i compleanni perché sto prendendo una brutta china quest'ultimo. Intanto potremmo fare gli auguri ad un attore italiano, Vincenzo Salemme, che compie gli anni oggi. Però attore e regista compaesano mio. Compaesano. Auguri, Vince. Confesso la mia ignoranza, non sapevo che è anche regista. E che cosa? Certo. Sì, ha fatto regista di moltissimi film, anche di grande successo, perché c'è un film che a me mi ha fatto, io credo di essere morta nel 1998 al cinema dalle risate, per L'amico del cuore, che era una commedia che all'epoca mi fece veramente morire dalle risate, veramente, con Mucci Rosso, Casa Grande. Ma non è che sei campanilista, perché no, per niente, molte cose non mi piacciono. No, è vero, l'avevo visto anch'io, era divertente. È stata una delle scoperte della signora Cecchi Gori. Vi ricordate quando faceva la produttrice accanto, certo, al marito, poi vabbè, prima della separazione, no? E aveva fiuto perché andava a cercare i comici, insomma, si faceva evidentemente aveva, insomma, anche persone che giravano l'Italia per lei, l'aiutò a debuttare, mi sembra, insomma, fece bene. Beh, non dimentichiamo che Salemme ha iniziato con Edoardo De Filippo, mica Pinco e Panco, nel senso, per non dire teatro, Pinco e Pallo, come dici te, ha debuttato al cinema con Nanni Moretti, quindi esatto, cioè nel senso che io lo preferisco tuttora ancora a teatro, secondo me a teatro luogo è vero, è meglio, cioè meglio, insomma, è un animale da palcoscenico sicuramente. Sì. Assolutamente. Allora, quindi tanti auguri a Vincenzo Salemme. Vorrei ricordare che il 24 luglio era anche nato un grandissimo regista italiano, Ermanno Olmi, e qui arriva Angela. Ah, state aspettando me? Beh, allora, comincio dicendo Palma d'Oro a Cannes, L'albero degli zoccoli, 1978. Dopodiché non resta che ricordare le tantissime regie, ha cominciato con dei film bellissimi, Il posto, I fidanzati, se non li avete visti cercate di recuperarli. Il posto l'ho visto, film, è bellissimo. Sì, anche I fidanzati sono film magici veramente, e poi appunto L'albero degli zoccoli, Cammina cammina, La leggenda del santo bevitore, Il mestiere delle armi, Cento chiodi, e l'ultimo Torneranno i prati, che è un inno alla pace, insomma, assolutamente un film
che si schiera contro la guerra, vabbè, ha vinto Leoni d'Oro, ha vinto Palme, ha vinto Groll, Chuck, Davide Donatello, beh, insomma, Nastri, uno dei nostri grandissimi registi. Peraltro Olmi ha fatto anche tantissimi documentari, sì, tanti cortometrari, cioè una filmografia veramente vastissima, stavo così sbirciando adesso. Il 24 luglio, tra i tanti festeggiati, include anche un'attrice americana che a me piace molto, che è Rose Byrne. Ve la ricordate? Lo sai che ho scoperto che è australiana? L'ho scoperto aprendo, grazie, cioè aprendo la pagina di Wikipedia. Grazie che hai sottolineato il mio errore, e comunque ricordo di averla scoperta insieme a George Clooney in un film bellissimo. Era lei? Adesso magari faccio subito un'altra delle mie confusioni. Non aveva fatto quel film Up in the Air, non era lei? Ah no, 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 no. Ecco. Quella è quella che io chiamo Formica, ma non si chiama Formica. Vera Formica. Vera Formica. Ma quella, sì, una, ma l'altra, quella giovane. Quella giovane che era dice... Anna Kendrick. Ecco, la confondevo con Anna Kendrick. Vabbè, insomma, è proprio il caso che vado in vacanza. Sì, insomma. Il compleanno successivo di chi è? Di Anna Paquin. Ah, va bene. Comunque Rose Byrne aveva fatto Le amiche della sposa, ragazzi, grande film. Adesso la ricordo, sì, la amica della sposa era divertentissimo. E lei faceva quella tutta perfettina. Quella un po' sì, che rubava l'amica a Kristen Wiig, giusto? Era lei? Sì, e poi ultimamente ha fatto l'interesse amoroso di un cantante decaduto, interpretato da Ethan Hawke, in un film molto, molto, molto carino, che vi consiglio. Tanto che si chiama Juliet Naked. A caso, ecco. Sì, senti, ma il tuo fidanzato lavora molto, Infatti, mai visto? Se tu avessi una royalty saresti a posto. Per ogni volta che lo pensi. Vabbè, allora, brava e tanti auguri anche a Rose Byrne, che compie gli anni oggi. Mentre direi che l'ultima che ricordiamo, come abbiamo già detto, è Anna Paquin. Anzi, ce n'è un'altra, che è Kristin Chenoweth, che sicuramente la Nicoletti conosce. Angela forse no, ma la Nicoletti non può non conoscerla. Oddio. Ma dai, è un'attrice di musical famosissima. Ecco. Oddio, la conosco. La conosco. Certo che la conosco. Che grande voce. Lei ha anche fatto più di un cameo in Glee, ovviamente, perché tutti i grandi attori di musical sono apparsi in Glee, come la nostra cara Idina. Quindi comunque Kristin Chenoweth è stata quella che ha così sviluppato uno dei personaggi che cantava Defying Gravity insieme alla tua amica, come si chiamava? Idina. Lei e Idina erano i personaggi principali che hanno sviluppato, come si chiamava il musical? Adesso mi scappa. Adesso mi sfugge. Come si chiamava? Dai, Chiara, ma non è possibile. Uno pensa che tu sia preparata sui musical. La so anche tutta la canzone. E ora c'è un momento di Defying Gravity, quella lì. To Defying Gravity è Wicked. Eccola, Santa pace, veramente anche tu hai bisogno delle vacanze, non si può andare avanti così. No, infatti. Vabbè, e comunque era lei. Se volete faccio l'acuto per favore. Dai, ricordiamo allora Anna Paquin, intanto per chiudere questo intervento lunghissimo. Che cosa ha fatto Anna Paquin? Anna Paquin che aveva ricevuto l'Oscar. Pensavo che fosse stata solo nominata da piccolina a 11 anni per ha vinto Lezione di piano, ve la ricordate, la bambina accanto a Holly Hunter in Lezione di piano. E poi lei ha fatto anche uno dei film miei preferiti, di cui abbiamo parlato anche Fede, che era Almost Famous, era una delle gruppi insieme a Kate Hudson, la bella Penny Lane. E poi ultimamente ha anche vinto Golden Globe per True Blood, che è una serie che ha fatto per anni la star di True Blood, assolutamente. Io ho amato i libri e ho odiato la serie. Sei lei mi fa un po' impressione a vederla adesso, perché come tutti gli attori bambini, te li fissi un po' nella memoria
con un volto, e adesso è una donna ovviamente, perché è dell'82, quindi ha quasi 40 anni. Io sono sempre un po' turbata quando vedo gli attori giovanissimi diventare grandi, boh, non so, sì, perché comunque è ancora molto attiva. Intanto era in The Irishman, faceva, non mi ricordo la moglie di chi, ma c'era, e poi ha fatto anche The Affair, quella serie bellissima che a me era molto piaciuta. Ha fatto anche Parlare di sé, tanto per dire una cosa che la Prudenzi definirebbe pruriginosa, perché aveva sposato Steve Moahan, che è un attore inglese molto conosciuto, che aveva fatto True Blood anche lui, e dopodiché si è dichiarata bisessuale, ha fondato un gruppo per i diritti, che si batte per i diritti GLBT insieme a Cyndi Lauper. Se n'era molto parlata di questa cosa, almeno io ricordo di aver letto la notizia, anche se non è recente, è già da un po'. Brava Anna, infatti. Direi che chiudiamo qui questo momento festeggiamenti, momento compleanni. Tanti auguri a tutti. Tanti auguri a tutti. Potresti farci cantare Happy Birthday o no? No, no, quella è prerogativa di Angela. Ah, sì, infatti. Solo lei può cantare come Marilyn Monroe. Mamma mia, uguale. Sono giù di voce. Vabbè, allora ci ascoltiamo una canzone cantata da qualcun altro, ma che è meglio. Era stata annunciata una partnership che coinvolgeva la Mostra del Cinema di Venezia insieme al New York Film Festival e anche al Festival di Telluride, che forse direi come importanza il secondo festival nordamericano che si tiene più o meno in contemporanea alla Mostra del Cinema di Venezia in quel periodo lì, ma il Festival di Telluride qualche giorno fa ha comunicato che invece, nonostante abbiano lavorato intensamente fino a pochi giorni fa per organizzare l'edizione 2020, invece hanno deciso di cancellare questa edizione. Notizia che, per quanto mi riguarda, mi ha un po' sorpreso, però in effetti la situazione negli Stati Uniti mi sembra abbastanza preoccupante in questo momento, vero? No, non è più rosia. In più Telluride, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, si svolge in una località abbastanza remota degli Stati Uniti, dove devi appunto prevedere servizi, esatto, sì, però proprio un paesino, quindi per arrivarci, ecco, non è servito benissimo, quindi ecco, comporta tutta anche un'organizzazione, una logistica ad hoc, e quindi leggevo che loro avevano problemi anche da questo punto di vista, inevitabilmente, come li fai arrivare gli autori lì su? Sì, questo è molto preoccupante. Sì, vedremo che cosa deciderà di fare il Festival di New York, che è vero che a fine ottobre, fine settembre, scusate, però ci siamo, insomma, la curva di contagi negli Stati Uniti non accenna a diminuire, anzi aumenta di migliaia ogni giorno, e quindi chissà se a settembre saranno in grado di poter gestire degli eventi. Certo, le ultime notizie non sono positive, visto che in alcuni stati si è tornato a un lockdown molto molto severo, e per ora si fa Toronto, e insomma speriamo di poter uscire al più presto da questo stato. Certo che la situazione americana è aggravata, secondo me, anche da un contesto politico, perché alcuni hanno anche ventilato, ad esempio, che il gesto di Telluride sia anche un gesto per dire: in questo momento noi ci prendiamo le nostre responsabilità, mandando a monte una cosa preziosissima che è cresciuta negli anni e che lancia il miglior cinema americano, e non solo, all'attenzione di tutto il Nord America. Lo facciamo perché se c'è qualcuno che non prende queste decisioni, noi le prendiamo autonomamente. E sono molte le manifestazioni e gli eventi che hanno deciso questo di propria volontà. Insomma, credo che forse è vero chi dietro vede anche un gesto politico. Certo, questa scelta potrebbe avere anche un'influenza poi sulla distribuzione dei prossimi film, no? E anche sulla produzione, perché i set americani non mi sembra che abbiano ripreso, o comunque soltanto quelli medio piccoli, non quelli quelli più impegnativi. A un certo punto arriveremo in un momento in cui non ci sono più film disponibili, o no?
Esatto, infatti volevo capire cosa ne pensava anche Angela, esatto, di questo, perché molti direttori di festival stanno cominciando a dire questo. Allora, io non credo che questa difficoltà la vivremo a breve. Ci sono moltissimi film pronti, anche il Festival di Cannes, insomma, ha fatto vedere che comunque i listini dei venditori sono pieni, e altri film si aggiungono, perché comunque ci sono tutta una serie di film che erano già stati girati e che erano in post produzione, che nel giro di breve saranno finiti o sono già terminati. Secondo me il problema in questo momento è più dei distributori, perché chiaramente si può comprare un film che non sai se potrai portare in sala. Cioè, allora, io se avessi una società di distribuzione ci penserei. Secondo me questo problema riguarda principalmente i film americani in questo momento, il mercato americano o il mercato dei paesi che è ancora sotto il ciclone del Covid. Già la nostra situazione intorno all'autunno, se le cose rimangono così, potrebbe cambiare e potrebbe beneficiarne ad esempio il prodotto italiano e il prodotto europeo, per restare in Italia, perché il prodotto americano non è in arrivo, non c'è. Tutti i grandi film sono rimandati a data da destinarsi, molti titoli americani sono scomparsi dai festival perché non sono sicuri che i distributori possano acquistarli. Per cui io non credo che ci sarà veramente una penuria, però certo, se non è nel giro di un anno, insomma, subito dopo forse sì. Ecco, in questo momento, come ho detto prima, potrebbe avvantaggiarsi il cinema europeo nel suo insieme, che è tornato sui set peraltro. Vabbè, le staremo a vedere, insomma, sicuramente sì, sono abbastanza d'accordo con Angela per quanto posso capirne io, ma è un problema di distribuzione, no? Forse più che di produzione, nel senso che magari i film ci sono, poi bisogna capire se è possibile distribuirli e se c'è un modo per distribuirli in maniera economicamente vantaggiosa, perché farli uscire con così, in un momento in cui il pubblico non è disposto ad andare in sala, per esempio, è un problema. Dico bene o no? Ma è per questo anche che voglio dire, possono uscirne meglio i film europei, perché i costi dei film europei o di quelli italiani sono infinitamente più bassi. Va bene, ancora una canzone nel nostro appuntamento di questa mattina. Ieri sera c'è stata la conferenza stampa di presentazione del programma delle giornate degli autori di sera, che è una cosa nuova alla Casa del Cinema, e per noi c'era la nostra Chiara Nicoletti. Eccomi! Ecco, è andata bene? Mi è andata bene, sì, nella Casa del Cinema fuori, quindi ecco, la versione estiva della Casa del Cinema è più emozionante, no? Il tutto, quindi un po' controcorrente, no? Perché molti hanno fatto la cosa digitale. Invece in questo caso è in presenza. Beh, anche più giusta, perché all'aperto. Sì, infatti, sì. Allora, avremo fra poco, vi facciamo sentire qualche estratto dall'intervista che ha fatto la nostra Chiara ieri. Però vogliamo dire qualcosa su questa selezione? Siamo già in grado di commentare? Beh, a me sembra una selezione molto variegata, con film che vengono da più parti del mondo. Già da qualche anno le giornate degli autori si stanno aprendo al cinema mondiale. Prima mi sembravano un po' più chiuse sull'Europa, invece ora vedo che c'è un'apertura veramente al resto del mondo, la trovo molto interessante. Beh, io sono curiosa di vedere il film dei fratelli Desserio, Spaccapietre, una storia di caporalato, di sfruttamento del lavoro al sud, e anche la storia di un padre che, rimasto vedovo con il figlio piccolo, si ritrova appunto a dover lavorare i campi in condizioni subumane. Un film che ho l'impressione che racconti tanto della nostra realtà, quindi ecco, loro sono molto bravi, vengono dal documentario, hanno uno sguardo sulla realtà molto forte, io sono curiosa. E l'altro film che sicuramente vorrò andare a vedere è The Wheeler Boy, che
racconta una storia, è un coming of age. Mi sento chiamata in causa. Esatto, coming of age nella parte della ex Russia, non so, mi ricordo più come si chiama, forse adesso ho perso la cartella stampa, comunque, che guarda l'Alaska e la storia di un ragazzo che anche lui fatica a crescere, ma cresce. E io quando ci sono queste storie mi ci butto. E poi il film di Bruce LaBruce che chiude le giornate. Beh, lui è un autore davvero super indipendente, i suoi film sono un concentrato di stranezza, almeno per me. Però è un autore davvero molto considerato, che ha non pochi estimatori, e quindi credo che bene abbiano fatto a prendere il suo ultimo film per come evento di chiusura. Bruce LaBruce è stato già in concorso alle giornate degli autori anni fa, e poi è stato anche presidente della giuria dei 28, no? I ragazzi che quest'anno sono 27 e che arrivano da ciascun paese dell'Unione Europea e fanno così, compongono la giuria delle giornate degli autori. Scusa Angela, ti avevo interrotto. No, volevo semplicemente dire che appunto è un autore di culto, quindi una chiusura perfetta. Bocca al lupo, e vorrei dire non l'abbiamo ricordato, alla nuova direttrice, alla Gaia Furrer, che è il nuovo direttore artistico delle giornate degli autori. Esattamente, infatti credo di poter dire che c'è molto di lei in questa selezione. Sì, c'è molto cuore, secondo me, l'ho vista molto coinvolta. Sì, c'è cuore, c'è molta diversità di sguardi, insomma è una bella selezione. A questo punto direi che ci ascoltiamo una canzone, dopodiché ritorna Chiara e ci fa ascoltare sicuramente qualche estratto delle interviste che ha registrato ieri sera, mentre io e Angela anche torniamo fra un po'. Come vi abbiamo anticipato, la nostra Nicoletti ha intervistato anche Gaia Furrer, il nuovo direttore artistico delle giornate degli autori, e quindi ci ascoltiamo un estratto da questa intervista. Sono molto emozionata, anche perché è stato un percorso insolito rispetto alla preparazione del festival abitudinale, per cui di colpo mi trovo qui alla conferenza stampa vedendo tutti voi, vedendo anche i miei compagni di viaggio che ho visto su Zoom per 3 mesi, e quindi è di colpo dal tutto dal niente al tutto, e quindi è particolarmente emozionante. Iniziamo con il manifesto, che è particolare, è un tuffo. Cosa ci puoi dire di più? Quanto vi rappresenta questo tuffo? Credo che ci rappresenti molto. Innanzitutto ringrazio le grafiche, che è una loro idea e che abbiamo accolto con entusiasmo, Antonella e Maria Teresa Pizzetti. E ci rappresenta perché innanzitutto, ora non voglio peccare di egocentrismo, ma è una donna che si tuffa, e è un tuffo è un tuffo anche nel vuoto, perché davvero quando abbiamo iniziato a vedere film, e ancora tuttora non sappiamo, nel senso ci auguriamo che tutto questo lavoro ci porterà fisicamente ad essere al Lido il 2 settembre, però è chiaro che rispetto ad altri anni non possiamo negare che il briciolo della paura, del rischio abita in noi, per cui è un tuffo nell'ignoto. Per quanto mi riguarda è un tuffo da tanti punti di vista, perché è la prima volta che firmo la selezione, però l'abbiamo molto legato al post pandemia, che ahimè c'è ancora, ma al post confinamento, e quindi è un tuffo che ci auguriamo essere, come penso lo dimostrano i colori, allegro, ottimista, ma anche sospeso, e quindi è un tuffo in un festival che ancora in fondo non conosciamo nella sua nuova forma. 10 film in concorso, 5 opere prime, 4 gli eventi speciali, 11 titoli selezionati anche nelle notti veneziane. C'è qualcosa che li lega? Cosa hai trovato? Quali sono gli elementi in comune in cui vi siete immersi? Sì, ci sono tanti fili comuni che abbiamo
trovato una volta conclusa la selezione. E, incredibilmente, diciamo, comuni, perché innanzitutto, questo invece non è stata una scelta programmatica, ma ce ne siamo accorti strada facendo, c'è tanta Europa dell'Est, c'è l'Ungheria che non era mai stata di casa alle giornate, e, c'è anche l'Europa dell'Est nell'evento di apertura delle Notti Veneziane, nel film Est, appunto, di Antonio Pisu, per cui la rappresentanza dell'Europa orientale è decisamente una novità e una caratteristica della selezione concorso e non. Poi ci sono effettivamente tante opere prime e ci siamo fermati nell'invitare le opere prime perché non volevamo in nessun modo metterci in confronto, comunque c'è una sezione che fa questo lavoro in un modo meraviglioso che è la settimana della critica, per cui non volevamo superare il numero massimo per me che mi sono data, che era 5, ma ne avremmo potute selezionare ben di più perché sono arrivati la metà dei film che abbiamo ricevuto erano esordi, come non era mai successo, per cui è una selezione giovane, anche i film che non sono debutti sono secondi o terzi film, per cui è decisamente una selezione giovane. E il filo comune contenutistico è spero che chi lo sente non me l'abbia già sentito dire, però è così, è l'idea del viaggio. In tutti questi nostri film ci sono storie di donne e di uomini che partono, a volte sono soltanto viaggi nella psiche proprio, come nel caso del film ungherese, a volte sono viaggi quasi salgariani, come nel caso del film russo The Weller Boy, ma sono tutti in modo diverso storie di coraggio e storie di viaggi interiori o effettivamente geografici. Non è la prima volta che ci sono tante donne alle giornate degli autori, però ecco, tante donne registe aumentano, sul manifesto c'è una donna, ecco, ora ci sei tu, ancora di più, ci sei sempre stata, ma a dirigere, ecco, cosa sta cambiando secondo te, anche alla luce di questa selezione? Noi abbiamo veramente sempre dato, come dicevi tu, una grande risonanza e importanza al cinema diretto da donne, anche in tempi dove il progetto nato con Miu Miu, Women's Tales, è un progetto nato ben prima dell'attenzione del MeToo. E ci tengo a dirlo perché appunto l'attenzione alle donne viene anche dalle edizioni precedenti dirette da Giorgio Cosetti, per cui non nasce con me. E certo io sono felice di sottolinearla. Infatti il film di apertura è di una regista donna, è un esordio di una regista franco-algerina, Camira Inouz, che è la sorella di Karima Inouz. Il gioco di parole ci aveva colto in inganno anche a noi quando era arrivato il film, e poi abbiamo avuto qui, perché io amo molto il regista brasiliano che l'anno scorso era con noi presidente di giuria, ma ho molto amato anche questo film della sorella. E poi abbiamo effettivamente altre due registe donne, una ungherese e una cinese, un esordio quello cinese e un secondo film della regista ungherese, e poi tante donne negli eventi speciali, da Elisabetta Sgarbi a Flavia Mastrella, che codirige insieme ad Antonio Rezza, a Giorgia Farina, che è sempre negli eventi speciali, a Doriana Monaco, regista di Agalma, e a Elisa Fuxas, regista di Isola, che sono le nostre registe delle Notti Veneziane. E poi non voglio scordarmi le registe dei cortometraggi degli Women's Tales, che sono due fior di registe, perché una è la regista polacca Malgorzata Skumowska e l'altra è la regista franco-senegalese Mati Diop. Gli italiani, c'è un buon numero ma non c'è una prevalenza, gli italiani del concorso soprattutto. Siamo molto contenti e orgogliosi del nostro film italiano in concorso, che è Spaccapietre, secondo film di fiction di Massimiliano e Gianluca De Serio,
ed è effettivamente l'unico italiano in concorso, anche se ci sono coproduzioni con l'Italia in concorso, che lo vorrei sottolineare perché è una, non una novità, ma è un segno importante anche da parte dell'industria di coprodurre internazionalmente, per cui c'è una coproduzione con la Russia nel Film Conference e una coproduzione con la Palestina nel film, nell'opera prima 200 metri. Però l'Italia è molto presente in tutti gli eventi fuori concorso che sono prevalentemente italiani. Negli eventi speciali in sala ne abbiamo tre su quattro, e le notti veneziane sono, tranne una o due eccezioni, tutte dedicate al cinema italiano, al documentario italiano. Gaia, non posso fare altro che augurarci di rivederci il 2 settembre alle giornate degli autori a Venezia e farti in bocca al lupo per questa vecchia nuova avventura. Grazie, viva il lupo. E abbiamo ascoltato le parole del nuovo direttore delle giornate degli autori, Gaia Furrer, le parole, come abbiamo detto, Fede e Angela, emozionate e coinvolte, quindi in bocca al lupo alle giornate a Gaia. In bocca al lupo Gaia. Allora, questa è l'ultima puntata della, così, prima del break, e ci lasciamo. Addio, no, arrivederci. No, però, no, arrivederci. Mamma mia, dai, meno di un mese. Meno di un mese, però diciamo che questa può essere l'opportunità per parlare di film che hanno tra i temi, i momenti importanti. I lunghi addii. Che è anche il titolo di un film, ma in questo caso parliamo è di il amore. Tema del nostro intervento, infatti. Sì. Allora, amore o non amore, ma comunque. Da quale vogliamo cominciare? Da quale partiamo? Non lo so. Vabbè, io credo che ognuno debba scegliere il proprio. Diciamo, io adesso, già guai, ce l'ho guai, in mente, ma vi faccio guai iniziare. Se qualcuno, ecco. Allora comincio io. L'addio per eccellenza per me, quello tra Francesca e Robert nei ponti di Madison County di Clint Eastwood. Quanto dolore lo sento io. Dolore totale. Loro due, ognuno nell'abitacolo della propria macchina, la pioggerellina, si guardano, è l'ultima occasione per dare un senso diverso alla propria vita. Lei che accarezza la maniglia e non sa se uscire o non uscire, il semaforo che è ancora rosso ma sappiamo che diventerà verde e che dopo non ci sarà più nulla da fare, minuti lunghissimi, il cuore in gola, non so, l'addio più malinconico e feroce che io abbia mai sopportato al cinema. Cosa ha girato Clint Eastwood? Io ogni volta che lo rivedo mi dispero come la prima volta, cioè non c'è una volta che non ci cado, e penso che è proprio, e io avevo letto anche il libro, ma questo è proprio cinema puro, riuscire a passare quella sensazione, quella sospensione, quel dolore del prendere la decisione che ti definisce la vita. Ma sapete che a me quel film lì mi ricorda invece un po' Brokeback Mountain, perché anche Brokeback Mountain è un po' quella rinuncia, no? Sì. Dovevamo fare un intervento allegro, però è un addio meno visivo ma altrettanto struggente, quello dell'amore non vissuto, mamma mia, lasciamo tristezza. Sì, però guarda che io non sono d'accordo sul fatto che insomma che parlare di addii poi sia necessariamente andare a scavare nel dolore, nella tristezza, perché almeno per me vedere qualcosa che mi emoziona e mi fa piangere, perché è chiaro che io verso lacrime proprio ininterrotte quando vedo i ponti di Madison County, però poi mi libera. E quindi è anche un sollievo, con una sensazione ambigua. Ma sempre i film dove piangi e magari esci devastato, poi però sono anche, come dire, un po' catartici, certo, no? Certo, dici, non è capitato a me, non è vero, perché invece ti è capitato, come? Tutti si immedesimano, no? In qualche modo. Certo, no. Invece, Chiara, un addio, che non è proprio un addio, ma un ti mollo, che non si può dimenticare, è quello tra Big
Madonna, e quello che voglio. Brutto quello là, c'è da tirare ammazzate, però è lì, perché dopo tante stagioni, dopo tanto fare, poi arriva il film, arriva la grande decisione di sposarsi e poi ci si fa prendere un po' troppo da tutto quello che sono i preparativi e la superficie del matrimonio, e Carrie arriva e lui cambia idea, riparte, arriva là fuori e invece non scende, le torna, rimane in macchina e se ne va, e quando pensa di tornare ormai è troppo tardi. E ci metterà, ma poi come era andata a finire quella cosa lì? Perché loro, lui, lei veniva lasciata all'altare, no? Veniva lasciata all'altare per tornare all'ovile. Il succo della questione è che lui voleva sposarsi per l'idea di essere lui e lei e consolidare quel legame, e lei si era fatta prendere da tutto quello che era invece il come dire, tutta la parte da bridezilla, come le chiamano le spose, appunto tutta la parte superficiale del matrimonio, e a lui quella cosa non era piaciuta, si era sentito abbandonato. Vabbè, sono le cose degli uomini. Chiaro. Scusa, il concetto di bridezilla non l'avevo mai sentito, esiste, o l'hai inventato tu adesso? No, assolutamente, gli americani lo usano tantissimo, quando ci sono quelle spose fissatissime con i preparativi e si isterizzano per un non nulla, quelle sono le bridezilla. Ma Chiara, la Carrie che è in te ha avuto paura il giorno del matrimonio? Ma sai che volevo chiederlo anch'io. Un momento. Ma paura, dici che non andasse tutto come volevo? No, che non venisse, che non si presentasse. No. Ma dove va? No. Scusa Angela, ma te lo ricordi quel momento lì? In quel matrimonio lì, te lo ricordi quando è arrivato quando è arrivata la sposa? Te lo ricordi lo sposo? Ma certo, ma noi ce lo ricordiamo? Ce lo ricordiamo che abbiamo pianto quando lo sposo ha... Altro che film, era la realtà quello. Era la realtà, con lo sposo che ha letto la promessa e noi che piangevamo poi dopo, dietro. Poi dopo non ricordate più niente, perché sappiamo com'è finita per voi che il mio matrimonio, ma va bene, quella è un'altra storia, non è di AD, ma di... Ma cosa dici così, che sembra sembra che vi siate lasciati, non è vero? Anzi, approfittiamo per salutare. Parlavo di voi. Ah, noi? Parlavo perché di poi voi. Eravamo ubriachi. Ah, per quello vuoi dire. Vabbè, ma normale, dai. Comunque tu devi essere veramente orgogliosa, perché più volte in questo programma abbiamo ricordato il tuo matrimonio come uno dei matrimoni che abbiamo più amato, vero Angela? E non ho neanche fatto la bridezilla, quindi sono doppiamente orgogliosa. Sì, io di solito non mi diverto. Neanch'io, anzi, li detesto i matrimoni. Però... Esatto, invece ci siamo divertiti. Mamma mia, siamo divertiti tantissimo. Non so che ora siamo andati a dormire, perché nemmeno me lo ricordo. E poi si sono presentati entrambi gli sposi, per cui insomma è andato anche tutto bene. Scusa, ma tu Angela, quando invece ti sei sposata, tu hai pensato per un attimo, Dio, magari non arriva, magari non si presenta? Ma figurati. Ma figurati se perdeva questa occasione. Ma hai capito? Ma noi siamo donne sicure, sicure di quello che abbiamo costruito, dei legami che abbiamo costruito. Vabbè, a proposito degli addii, vogliamo ricordare quell'addio struggente che da bambino, perché insomma ero proprio bambino, però ho pianto comunque di E.T. quando E.T. se ne va e lascia il suo amichetto Elliot. Mamma mia, Elliot. Il grande Spielberg anche Elliot. Quella volta cuore, cuore a pezzi anche là, meraviglioso. Quando però... indica il cuore anche. Che pulsa si vede Io però, per riportare un po' sul tono allegro, vorrei dire che ci sono anche dei finti addii. Uno per tutti, quello in Pretty Woman, perché dove va anche lì Richard? Ma dove vuoi andare, Richard? Dove vuoi andare? Se no, tra le braccia di Giulia. Basta il tempo di una canzone, He Must Have Been Love. Non mi ricordavo neanche che se n'era andato lui. Invece ma certo, no, lei lui, se ne va. Sì, lui vorrebbe tenerla per quello che è. Lei ovviamente dice, ma insomma, non esiste dopo quello che c'è stato tra noi. E se ne va perché ha una sua dignità. Prima non ce l'aveva e invece grazie, poi però arriva lui strombazzante alla fine. Cura di Ralph Bellamy, grandissimo, esce da quell'hotel che è una vera signora.
Però lui poi lui arriva con la sua cabrio e la va a recuperare con la, e c'è la meravigliosa Laura San Giacomo che sì. Dalla, no? Ma quando era, a proposito, vabbè, a parte ovviamente, a parte Julia Roberts, ma Laura San Giacomo a me piaceva tantissimo, poi sì, purtroppo non ha fatto sì. tanto, anzi direi che molto, sì, un po' scomparsa, sì, peccato, sì, sì. E sono d'accordo con Angela che il meraviglioso maître del metro, comunque sì. dell'hotel era fantastico lui, Che era Ettore Elizondo era? Sì. Che meraviglia. Vabbè, vogliamo, ce n'è altri di film sugli AD? Cioè, ce n'è centinaia, migliaia. Ce ne sono centinaia. Però, tra i film di AD non abbiamo menzionato un altro film dell'epoca, che più o meno è lo stesso periodo, o comunque siamo in quelle zone lì, di Pretty Woman, no? Non so se ve lo ricordate, sulle note cantate dallo stesso protagonista, Patrick Swayze, She's Like the Wind, mentre salutava la sua baby. Infatti. E anche in Dirty Dancing, insomma, nel caso sì. qualcuno non avesse colto ancora. No. È uno l'avevamo di messo l'avevamo messo nell'angolo un attimo, ma adesso ce l'ho. No, è uno di quei film. Nessuno mette bevi in un angolo. Mi vergogno un po' a dire che li riguardo sempre, però è vero. Infatti un po' sorprende, perché un critico. Se volete faccio coming out e vi dico che Dirty Dancing è il film che ho visto di più in assoluto nella mia vita. Ma va? Sì, sì. Perché quando ero piccola ero ossessionata e l'ho visto tutti i giorni per un anno. E non sto scherzando. Beh, ecco, questo è grave. Allora, qui mi permetto di tutti dire i giorni che... per un anno. Sì, 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 tutti i giorni. Avevo la videocassetta. Si spiegano molte cose. Sì. Va bene? A 10 anni però, a 10 anni! Vabbè, allora ti perdoniamo, dai. Grazie. Allora, cosa dite? Chiudiamo qui questo appuntamento? Ci prepariamo a ritornare un po' seri per il prossimo? Oppure abbiamo qualche altro film da ricordare? Sugli AD, tipo Lost Io in Translation, per esempio. Vabbè, potremmo parlare tutto la giornata. Quello è che un addio tenero che non ferisce, cioè ti dispiace ma non ferisce, anche perché lascia la speranza che si possano rincontrare, insomma, perché alla fine del film comunque i due protagonisti, Bob e Charlotte, si concedono un abbraccio e anche qualche parola, perché lui sussurra qualcosa, e quindi chissà, si incontrano, si dicono addio per sempre, si dichiarano finalmente, ma non lo sapremo mai. Secondo me non si vedranno mai più. No. Io vorrei chiudere, se mi permettete, sì, con due sguardi da Dio che mi sono venuti in mente ora. Uno è quello di Timothée Chalamet in Call Me By Your Name, che fissa il vuoto piangendo, ma quello è ancora più struggente dell'addio effettivo che c'era stato qualche minuto prima nel film. Adesso c'è il seguito, però chissà come se c'è il seguito, sì, certo. E poi un altro sguardo, quello tra Mia e Sebastian in La La Land. Come abbiamo fatto a dimenticarlo? Eccomi qua. No, ma quello sguardo lì, quando lei si rigira, no, guarda. No, va bene. Visto come vi ho lasciato male? Un mese così. Crudele, donna crudele. E parliamo di un film che deve uscire, ce lo dice adesso la Nicoletta. È uscito oggi da un'oretta su Netflix, sapete, ve l'ho detto, i film di Netflix e le serie TV di Netflix escono tutte le ore 9 del mattino, diventano disponibili su Netflix. Parliamo di un sequel di un film fortunatissimo, coming of age, teen, si chiamava The Kissing Booth, questo è The Kissing Booth 2 e ritrova una coppia di star ormai teen che sono Joy King e Jacopo Elordi. Io vi invito, se non lo conoscete, andavelo a guardare, perché è veramente un bel giovine. E li avevamo lasciati che si erano come far separati. Scadere, come dire, il livello di una recensione, ma si può? No, vabbè, ma sì, ma è bellissimo, lui è veramente bello.
Giacobbe Lordi poi recita accanto a una vera e propria teen star. Oggi abbiamo parlato anche di Anna Paquin, che ha incominciato da piccola, e anche Joy King, che appunto è l'interesse amoroso di Giacobbe Lordi in The Kissing Booth, ha iniziato da piccolissima e è stata ultimamente coprotagonista di Patricia Arquette nella serie Hulu, che invece qui abbiamo visto su Stars Play, che si chiama The Act, ed era sulla storia vera di questa madre con la sindrome di Munchausen, che in poche parole aveva convinto questa figlia per anni di essere malata. Non so se ve la vi ricordate questa serie, era abbastanza inquietante, e avevo intervistato Patricia Arquette su questo proprio al Filming Italy Sardegna Festival l'anno scorso. Ma torniamo a The Kissing Booth, questo è il sequel. Le avevamo lasciati questa coppia separarsi all'aeroporto perché lui andava ad Harvard e lei doveva farsi l'ultimo anno di scuola. Questa volta li ritroviamo a cercare di vivere questo rapporto a distanza, separati, mentre Elle, la protagonista, si trova in un susseguirsi di triangoli perché arriva un nuovo ragazzo e intanto lei diventa a sua volta un terzo incomodo per il suo migliore amico, fratello del suo ragazzo, che non riesce a viversi appieno la sua storia d'amore perché c'è lei sempre in mezzo. Una serie di cose già viste, ma un'ingenuità e una freschezza che era tipica di quel film. E il sequel, anche se non riesce del tutto a ritrovare quella magia, è molto godibile, è una bella storia d'amore, di amicizia soprattutto, di come combinarla con l'amore, e sul futuro, il classico college che ti aspetta. E loro sempre con una chimica incredibile, lo ripeto, lui è veramente un bel vedere. E un tempo i due stavano insieme nella realtà. Ecco, facciamo anche un po' di Fred Gossip. Lui sì, l'ha lasciata e si è messo con Zendaya. Con Zendaya, esatto. Perché nel frattempo io, mentre Chiara parlava, sono andata a curiosare. Effettivamente, condividi. Il caro Elordi è un bel ragazzo. È un bel ragazzo, qui. Effettivamente, sì. E diciamo che è un po' macellone, ma non male. Esatto. Aveva una serie di scene azzeccate questo film. Il sequel non ne ha altrettante, però comunque ci si affeziona ai personaggi. Ma lo si può vedere senza aver visto il primo o non ha senso? No, secondo me, anche se ti fanno un riassunto delle puntate precedenti, come un dove eravamo rimasti, per potersi godere il secondo devi vedere il primo, altrimenti tanto vale vedere il primo e basta. Ecco. Vabbè, The Kissing Booth. Che fatica. Due. Ma dai, è un film leggerissimo, una rom-com teen. Coming of age, insomma, pane per i denti della Nicoletti. The Kissing Booth 2. Sì. Grazie Chiara. Grazie a voi. E viva Giacobbe Lordi. E anche oggi arriva la nostra Angela Prudenzi per parlarci della TV, insieme anche alla nostra Nicoletti, pronta a commentare. Che cosa c'è questo venerdì sera alla televisione? Beh, c'è da non schiodarsi dalla sedia o dal divano, dipende da quanto uno vuole stare comodo. 21:10 Rai Movie, La sottile linea rossa di Terence Malick, film considerato uno dei suoi capolavori. La storia è quella di un gruppo di fucilieri dell'esercito che deve andare a dare il cambio a un altro gruppo di soldati, e insomma intorno a loro c'è la guerra, c'è la perdita di coscienza, anche c'è il fatto che quando si è immersi anche in una vegetazione, in una natura che non si riconosce come propria, si perde tutto. Già la guerra è perdita di facoltà, di moralità, perché uno deve combattere contro altri esseri umani, ma in più quando il territorio è ostile c'è veramente una frantumazione della persona. Insomma, tutto questo Malick lo racconta benissimo, racconta l'orrore della guerra, e il volto per eccellenza di questo film è Jim Caviezel, però accanto a lui anche Sean Penn, Nick Nolte, George Clooney, non ci scordiamo, John Travolta, grandissimo film. Se si è sofferto troppo, però, perché non è un film che, insomma, che lascia l'animo leggero, alle 23:35 Sky Cinema Collection Si può ballare.
Footloose. Chiara, eccomi, ecco che arrivo. Qui ti voglio, è già in piedi. Cosa ci dici di questo film? Quindi volete, niente, proprio. Ne avevamo, non mi ricordo, forse ne avevamo, diciamo, parlato brevissimamente quando avevamo festeggiato il compleanno di Kevin Bacon o qualcosa del genere, però appunto Kevin Bacon e la liberazione dei corpi e delle passioni in una cittadina che per un trauma e a causa di un reverendo traumatizzato si è dimenticato il valore della musica e dello sfogarsi, specialmente per dei giovani. Quindi un coming of age musicale con dei brani epocali, un Kevin Bacon bravissimo e ballerino, e con un film, con un remake dimenticabilissimo, quindi attenzione, ogni tanto diffidate dalle imitazioni. Vabbè, verissimo. Allora io direi che insomma anche questa sera l'offerta è molto, come dire, sono due titoli ma uno più diverso dall'altro, no? Quale vedere? Io vado su Footloose sicuramente. Entrambi? Entrambi è possibile? No, non credo, perché... Sì, no, non si possono non vedere si tutte e due. Non si può, perché però... la sottile linea rossa è lungo, eh. Sì. Infatti. Però, si può cominciare a vederlo. Nel frattempo cominciare a registrare Footloose. Sì. Finito la linea rossa, dopodiché si butta sul ballo. Esatto, per potervi sfogare. Si alza dal divano, scarpetta ai piedi e ballo. Sì. Ma quanto è straordinario che Kevin Bacon anche adesso. Ancora adesso lo trovi. Che bello. Sì. No, io pure nella sua storia d'amore meravigliosa con Kira. Sì, sì, ma i loro sciparietti su Instagram sono meravigliosi. Lui ogni tanto balla, vero, canta. Sono magnifici entrambi, vero? Ma a proposito di ego riferimenti, io una volta sono andato a teatro e uscendo ho incontrato Kira e Kevin che uscivano tra il pubblico. Pensa. Ma a Londra, sì, parecchi anni fa. Però detto questo, direi di ascoltarci Footloose, come dire, ci sgranchiamo un po' tutti le gambe prima di chiudere l'ultimo appuntamento della settimana. Aspetta che mi metto in piedi, dai, lancia. Va bene, e dal film Footloose ci ascoltiamo quello che è il tema portante di quel film, che ancora dopo tanti anni ci fa saltare sulla sedia. E siamo arrivati al termine, no! Come faremo? Tre settimane, quasi quattro, senza di voi. Io direi che comunque potremmo cercare una soluzione per alleviare questa sofferenza. Ovvero, la butto lì, poi non so se è possibile, fare uno speciale dopo la conferenza stampa della Mostra del Cinema di Venezia. Ci sta tutto. No? Sì, siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo. Magari la facciamo, così vi informiamo sulla prossima mostra, perché insomma abbiamo parlato della giornata degli autori. Abbiamo parlato della settimana internazionale della critica, non possiamo non dare la visibilità che si merita alla Mostra del Cinema. La conferenza di stampa è il 28, per cui magari ci ritroverete così una tantum in occasione della conferenza della Mostra del Cinema. Però io approfitto per augurare buone vacanze alle mie carissime Nicoletti e Prudenzi. Avete qualche... Se cosa vi manco, guardate tanti coming of age o film con Ethan Hawke. Non so se lo faremo, perché non credo che ci mancherai particolarmente. Cosa dice la Prudenzi? Ma dico che mi mancherete sicuramente, non so se mancherò io a voi, ma se manco a tutti, andate al cinema. Infatti. Quei pochi che sono aperti. Infatti. Ottimo andate, consiglio. Correte alle arene. Dove sono, concedetevi una bella serata all'aperto, distanziati ma di fronte allo schermo. E noi nel frattempo ci ricarichiamo per ritornare a fine agosto pronti anche per ossessionarvi quotidianamente e intensamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, che sarà insomma un'esperienza nuova in quest'anno sicuramente, perché non potrà essere il festival al quale siamo abituati, ma sicuramente noi saremo là pronti a darvi ogni tipo di informazione e anche a divertirci, perché noi amiamo troppo la Mostra del Cinema di Venezia e non vediamo l'ora di essere là. Siete d'accordo?
D'accordissimo. Come potrei non esserlo? Come potresti non esserlo, infatti. Va bene, grazie a Chiara, grazie ad Angela, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo comunque che tutte le nostre vocal appearances, tutte le nostre apparizioni comunque resistono sul sito di fred.fm. Siamo disponibili on demand anche su YouTube, peraltro, on demand su tutte le varie piattaforme podcast. Ritorniamo presto, spero che passiate anche voi tutti delle belle giornate estive, magari ascoltando Fred di tanto in tanto. Cosa vogliamo dire ancora? A presto! A presto! Buona estate! Buona estate, a presto e niente, torniamo tra poco, vedrete che volano queste tre settimane, speriamo. A presto, ciao 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 ciao! Ciao! Red Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival. Soy Antonio Becker e io sto qui con il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel. Herren Begonfi, Fred Film Radio. Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.